Allora, intanto parto con un ringraziamento dell'invito che mi ha consentito di partecipare a una mattinata veramente molto stimolante. Un ringraziamento a Francesco Lauria per questo importante lavoro, bel lavoro che ha fatto su Pippo Morelli, un lavoro che gli era dovuto. E dunque, insomma, lo ringrazio volentieri. Poi saluto Susi e Chiara. La grandezza di Pippo Morelli ha a che fare, evidentemente, lo ha già detto Albertina, con Susi. Senza questa moglie, anche Pippo Morelli non avrebbe potuto essere e fare quello che è stato e ha fatto. E sostanzialmente io, cercando di concentrare il più possibile, proprio perché siamo già usciti dall'orario, lavorerò attorno a un solo pensiero, che pure è stato già accennato da Albertina Soliari. Intanto, questa personalità così straordinaria, da dove sboccia? Allora, bisogna contestualizzare Pippo Morelli nella sua famiglia. Guardate che aveva un fratello che è stato l'unico che è stato citato questa mattina, Giorgio, che era un leader nella lotta, nella resistenza reggiana, era una persona che non taceva di fronte a un'ingiustizia, neanche se gli avessero messo la museruola, la ragione per cui è stato sparato e perforato il polmone che lo ha portato a morte, perché non taceva di fronte alla verità. Anzi, aveva un giornale proprio per non tacere, in un momento difficilissimo per affrontare questi discorsi, che alludono alle relazioni all'interno del mondo, dell'ampio e variegato mondo resistenziale. Bisogna avere il coraggio di riconoscerlo e di ammetterlo. Non può non avere esercitato una influenza sull'animo di Pippo, una morte che in quella famiglia che ha avuto un significato dirompente. Una sorella laureata in medicina che si inventa ad andare in India a gestire un lebrosario. Un altro fratello, Don Paolo, che ho incontrato tante volte, praticamente l'ho sempre incontrato in tuta da metalmeccanico, pur essendo prete, perché diceva messa e poi andava col suo camion a raccogliere i ferri vecchi. Voglio dire, e poi Pippo, di cui il libro dice tutto. È evidente, io non ho notizie dirette, ma in quella famiglia l'altruismo era la precondizione per ogni senso da dare alla propria esistenza. In quella famiglia l'altruismo. E Pippo ha sicuramente trasferito questo valore alla famiglia che ha generato a sua volta lui. In questo senso la Susi è decisamente importante nella sua vita. Ma al di là di quel contesto, io vorrei riprendere un altro significato, ma è molto legato. Vedete, sto rileggendo in questi giorni molte cose di Gorieri e Paganelli.
anche loro due resistenti modenesi, due laureati, due leader naturali che avevano di fronte una prospettiva professionale quale avessero voluto scegliere, perché nel 1945 non erano moltissimi laureati, e che decidono entrambi di passare dalla resistenza al sindacato. Ecco, bisogna che noi focalizziamo questa genesi dell'impegno sindacale. Il sindacato non come interesse, non come esperienza transitoria in vista di, non come passione, il sindacato come scelta di vita, perché così è stata, ed è stata anche per Pippo, una scelta di vita per realizzare gli stessi obiettivi di una politica democratica con strumenti diversi e più efficaci di quella dei partiti, di quello dei partiti. Se la resistenza ha valso l'obiettivo di realizzare un di più, di intanto di conquistare la libertà, di costruire la democrazia, ma soprattutto di perseguire l'obiettivo che dà senso alla libertà e alla democrazia, che è quello di un di più di giustizia sociale. I partigiani erano questi. Ebbene, ci sono stati alcuni che hanno fatto la scelta del sindacato per questo ragionamento, perché è più efficace la lotta per difendere la giustizia sociale se utilizziamo questo strumento, che è meno condizionato dall'esigenza della mediazione che ha la politica in senso stretto. Non per un disprezzo della mediazione, perché Gorieri poi farà la scelta anche politica, ma perché c'è un momento e c'è un luogo in cui tu devi soprattutto prendere parte e non mediare. Prendere parte, Pippo dirà, il dovere di dissentire. E il sindacato è uno strumento privilegiato. Ma il sindacato, nella scaletta ho scritto, quasi come luogo teologico. Non voglio dire che Pippo e gli altri della FIM pregassero, non so quale fosse la sua vita personale, qua dopo parlerà Chiara e potrà anche dirci se ritiene alcune cose al riguardo, non lo so, ma non mi interessa. Ma è sicuro che lui ha respirato quel clima. Ha respirato quel clima in casa e nell'ambiente. Se voi ci pensate, a un certo momento Salvatore Vento dice: ma quel gruppo dirigente della FIM con Carniti, Pippo Morelli, Sandro Antoniazzi, insomma, no? Vivevano tra di loro una sorta di etica francescana. Non credo che pregassero dalla mattina alla sera, ma quell'etica francescana dove se la sono inventata? Nel clima che li ha educati, che li ha formati, nel clima che li ha motivati a impegnarsi nel sindacato. E questa immagine del gruppo che viveva una sorta di etica francescana evoca in me la comunità del Porcellino,
allora c'erano gruppi dirigenti che capivano che come gruppi dirigenti, primo, dovevano essere un gruppo, secondo, dovevano dare l'esempio. Essere un gruppo e dare l'esempio. L'esempio era vivere le cose che andavano dicendo, viverle sulla propria persona. E guardate, l'ambiente della FIM è un ambiente che ha generato personaggi straordinari. Mi vengono in mente i primi nomi reggiani, Ugo Davoli che lavorava alle Reggiane, o i fratelli Simonazzi, Ferdinando e Franco Simonazzi. Siccome siete più giovani non li avete conosciuti, Franco c'è ancora. Dei veri intellettuali. Guardate, io penso che dobbiamo anche mettere a fuoco la definizione di intellettuale. Se è intellettuale, è colui che pensa dei pensieri non pensati da altri, mi va bene. Se è intellettuale, è colui che ha letto qualche libro in più, non è intellettuale, è uno che ha letto di più, ha avuto la fortuna di leggere. Ma questi nomi che ho fatto, anche reggiani, ma potrei fare i nomi di Brescia, dove nella Fiat OM c'era un gruppo di personaggi. Penso a Michele Capra, a Giovanni Landi, che è morto un anno fa, a Piero Lussignoli, a Mario Fappani. Alcuni di questi sono anche diventati deputati. Ma mi piace in particolare ricordare la figura di Giovanni Landi, che non ha mai voluto accettare di diventare deputato, era un dirigente della FIM. A un certo momento la Fiat cercava di premiarlo, di premiare i dipendenti della CISL per mettere in difficoltà quelli della FIOM, e lui ha sempre rifiutato questa contrattazione separata. Ma io ricordo Giovanni Landi come fondatore della Lega Democratica. La Lega Democratica era un'organizzazione che a un certo momento è nata proprio a Modena, siccome stamattina sono le due province di Reggio di Modena, a Palazzo Europa, ed era un'organizzazione di uomini di cultura, di accademia, professori universitari, per intenderci, prevalentemente. Scoppola, Ardigò, Leonardo Benvenuto, il famoso urbanista, tutti i fratelli Prodi, tutti i professori universitari, potrei citarne ancora, Gorieri, che non era professore universitario ma aveva fatto più libri dei professori universitari, dicendo cose che i professori universitari non erano riusciti a pensare. E io vedevo, siccome facevo il ragazzo di bottega, era il segretario della prima Lega Democratica, vedevo Giovanni Landi, un operaio metalmeccanico, intanto era l'unico che trattava in tu Scoppola, non avendolo conosciuto prima, ma perché così si deve fare, tra compagni si fa così. Ma soprattutto discuteva, e quando non capiva i discorsi gli diceva: guarda Pietro, rivolgendosi a Scoppola, cerca di ridirlo con un altro linguaggio perché non ho capito bene quel concetto. Dopodiché partiva dal concetto e gli aggiungeva altri. Gli intellettuali, consapevoli della loro sapienza che veniva dall'esperienza lavorativa e consapevoli della loro responsabilità, soprattutto nel mondo cattolico, di trasferire questa sapienza, di metterla a disposizione di altri, perché questa sapienza potesse produrre,
pensieri e pensieri condivisi. Allora, Pippo Morelli è vissuto in questo ambiente. Quando lui si è laureato nel 1955, Gossetti non era più in circolazione e aveva già fatto una scelta di abbandono della vita politica. Non so se lui l'abbia mai incontrato, immagino di sì. In ogni caso, Gossetti e Giorgio Morelli ovviamente avevano un legame profondo, ma immagino con tutta la famiglia. Però era difficile essere, come dire, altruisti, progressisti a Reggio Emilia da cattolici senza essere dossettiani. Ma e Carniti? C'aveva Mazzolari nella sua città. E Sandro Antoniazzi frequentava la Corsia dei Servi a Milano con padre Turoldo. Allora, quando io dico che il sindacato veniva visto quasi, senza mai dichiararlo e senza mai esibirne, come un luogo teologico, sicuramente un luogo privilegiato dove era possibile vivere coerentemente da cristiani. Allora, secondo me questa è la chiave per capire una personalità forte come Pippo Morelli, per capire il suo orizzonte largo, il Brasile, l'ecologia, Lula, che ha portato anche a Reggio Emilia, e siccome siamo in casa FIM, consentitemi di ricordare Lester Magnanini e l'aneddoto che si è sempre raccontato, che avendo ospitato a cena appunto Lula e avendo acceso una sigaretta, alla fine lo ha cacciato sul balcone dicendo: in casa tu non fumi. La ricordo volentieri perché so che insomma è un momento difficile per lei. Ma questa grandezza del mappamondo aveva a che fare con questa tua formazione, con quella sua formazione religiosa. Allora, io capisco che a ricordare queste cose è sempre un po' difficoltoso, perché non si vuole sottolineare giustamente, come dire, un'opzione di parte, si vuole invece sottolineare giustamente la laicità, la aconfessionalità. Ma guardate, amici, che la laicità è la confessionalità, non ha a che fare con la negazione delle proprie personalità. Se uno è così perché c'è stato qualcosa nella sua vita che l'ha fatto diventare così, che l'ha fatto diventare così. E allora sia il sindacato che la politica erano molto più luoghi di responsabilità di quanto non lo siano oggi. Interroghiamoci perché. Perché oggi non c'è più questo senso del distacco personale di cui si parla nella lettera di Ogneto, il distacco personale. Di nuovo rimando a Gorieri e a Paganelli, i modenesi presenti sanno fino a che punto è arrivato il distacco personale di quelle figure lì. Cioè, tu lavori non per un interesse personale. No, neanche il tuo stipendio, quanto basta per mantenere la tua famiglia, e in quel caso là anche meno, ma lavori per affermare una idea, perché senti la responsabilità di testimoniare e trasmettere il valore di quella idea. Allora, la grandezza del sindacato, e consentitemi anche, almeno in parte, della politica, aveva a che fare con queste condizioni che allora c'erano e che oggi forse non ci sono, per responsabilità di tutti. Grazie.